Certo, ma voglio partire da un anno fa, il presente le scrisse la storia, ora è tempo di costruire il futuro. Quindi penso che ciascuno di noi ogni giorno scriva la propria storia e quindi l'insieme di queste storie personali poi contribuisce alla storia con la S maiuscola. E quindi è nel fatto stesso della storia l'innovazione, perché l'innovazione è vero, è trasformare, ma è anche mettere del nuovo, quindi ciascuno di noi in ogni giornata mette del nuovo. E quindi se penso a quando eravamo qui l'anno scorso, uno potrebbe dire, beh, siamo ancora qui allo stesso punto, ma ciascuno di noi nel proprio piccolo ha sicuramente messo tanta novità nelle proprie giornate, anche fosse solo nei modi di relazionarsi con i familiari, come siamo stati indotti a modificarli per il fatto di essere chiusi in casa, i nuovi modi di lavorare. Quindi sono approcci nuovi, inizialmente personali, piccoli, però da consuetudini modificate poi diventano modifiche epocali di una società. È lampante l'esempio dei vaccini, lasciamo perdere considerazioni politiche o polemiche, ma se un anno fa ci avessero detto l'anno prossimo avremo un vaccino per questo virus, non ci avremmo creduto. Il percorso di sviluppo di un vaccino, è sempre pensato, ci vogliono anni. Invece siamo qui e ne abbiamo più di uno a disposizione. Addirittura alcuni dei vaccini che abbiamo sono basati su tecnologie che mai prima d'ora erano state implementate in prodotti di questo genere. E questo è stato un percorso di innovazione, è stato un percorso lineare, è stato un percorso quantico. Di certo è stato un percorso condiviso. C'è stato lo sforzo pubblico, c'è stato lo sforzo privato, ci sono state grandi imprese storiche e realtà imprenditoriali più recenti. Quindi solo questo connubio ben orchestrato, per tornare alla musica, ha permesso che si arrivasse a questi risultati stravolgenti. Come dicevi, io mi occupo di proprietà industriale e in particolare la mia esperienza è nei brevetti nel settore della scienza della vita. Vengo da un lungo percorso di ricerca, prima in università, poi in una mia spin-off, proprio su queste tematiche. Questa professione, quella della proprietà industriale, impone necessariamente un approccio all'innovazione che è un approccio pragmatico. Dai fatti si deve partire, non c'è spazio per altro. Quindi è un'innovazione che sicuramente risponde al come. Però non per questo, non per il fatto di rispondere al come, questa innovazione è esentata dal rispondere al perché. Nel momento in cui io devo pensare con i ricercatori, definire una strategia di tutela, dei risultati, il punto di partenza sono i dati sperimentali. Quindi i fatti, ci vogliono i dati sperimentali e da lì si parte. Ma attenzione, questi dati sperimentali, che quindi rispondono a un come, devono sempre essere inseriti in un contesto e questo contesto deve essere proiettato su aspettative. Quindi qua io trovo la ricerca di significato e il perché. Cioè, ho questi dati sperimentali, bene. Perché? Dove li colloco? Perché li colloco? Quindi ecco la necessità di inserire questi in una storia, in un contesto. E inserirli in un contesto, è un po' la citazione che facevi, è il passato che fa il futuro. Quindi nel momento in cui, anzi ancora prima di ottenere e di arrivare ad avere questi dati, ma proprio nella fase in cui si sta avviando e si sta progettando un progetto di ricerca, è cruciale, mi permetto di dare questa pillola, ma è cruciale andare a verificare il contesto in cui questo progetto si colloca. Cioè andare a capire
Che cosa c'è già nell'arte nota? Che cosa altri hanno fatto prima di me ovunque nel mondo? E questa verifica va reiterata nelle fasi di sviluppo del progetto. Non devo mai pensare di essere su un'isola, staccata dalla realtà. Per un duplice motivo. Uno, perché posso attingere informazioni che mi permettono di risparmiare risorse, che per definizione sono limitate, quindi se a qualche risultato sono già giunti altri, perché investire in quella stessa direzione? Ma anche per capire come modulare, rimodulare, confrontarmi e quindi migliorare il mio progetto, così che davvero i risultati a cui io potrò arrivare cadranno in un contesto fertile. Perché se io lo inquadro correttamente il mio progetto, faccio anche luce sulle aspettative, che quindi era questa seconda parola chiave, no? Devo inserire i dati in un contesto e proiettarli sulle aspettative. Quindi dove voglio arrivare? Qual è il problema tecnico che voglio risolvere con questi risultati sperimentali? Terzi hanno già affrontato questo stesso problema e magari l'hanno risolto? Potrebbe essere, ma questo non mi vieta di dire allora è un problema da accantonare. No, è un problema che probabilmente non è risolto ancora nel migliore dei modi, c'è una via più efficiente per affrontarlo. E quindi ecco che chiarito il contesto e chiarito le aspettative, si può lavorare alla soluzione. Quindi torno anch'io dal mio approccio pragmatico ad avere invece un atteggiamento molto più filosofico, cioè devo prima avere chiari il perché, contesto e aspettative, e poi lavorare al come. Quindi Senti, Dorotea, mi piace perché in realtà tu proponi una terza via rispetto a Vergandi, cioè l'ibridazione dei due metodi. E certo, perché no? Non posso staccarmi, cioè io parto dal mio laboratorio dove le cellule devo vedere se le cellule erano vive o morte dopo il trattamento, quindi Esatto. il dato è essenziale. Ma questo perché anche immaginando poi a dove mi deve portare questa innovazione nel mio settore, deve portare a una soluzione, un metodo, un prodotto che abbia delle ricadute sulla società e abbia un ritorno che ovviamente giustifichi l'investimento fatto in questo percorso. Quindi, affinché si possa creare questo percorso di valore, è davvero necessario non basarsi su idee, ma su soluzioni. Lo dico diversamente, è un'idea avere. Vorrei curare questa patologia, ma come l'affronti? E per arrivare a una soluzione è un lavoro, non è lineare, quindi sono d'accordo sul fatto che non sia un percorso lineare, ma è certamente un percorso molto ben strutturato, nel senso che siamo arrivati a una complessità tale per cui in questo, ma in tutti gli altri settori, se non quello forse meramente artistico e creativo, non c'è il colpo di genio. C'è un lavoro molto ben orchestrato che porta a risultati solidi su cui vale la pena investire e costruire. Tornando all'esempio del vaccino, nessuno dei vaccini che abbiamo a disposizione esiste perché c'è stato il colpo di genio di un singolo. C'è Infatti, stato un lavoro collettivo studiato da anni, poi ci sono stati dei guizzi di genio. Il vaccino mRNA deriva dal fatto che quella tecnologia era lì pronta, non era utilizzata per i vaccini, ma la tecnologia c'era, quindi la si è traslata in questo settore. Quindi ci vuole certamente un'apertura mentale straordinaria. Ma questa apertura mentale deve essere assolutamente ben indirizzata e focalizzata per non rischiare di perdere energie.
Infatti, in effetti, il passaggio non l'ho poi esplicitato. Verganti dice che le due modalità di innovazione sono conviventi, cioè non sono esclusive e non sono neanche sequenziali nel tempo, perché ovviamente rispondono anche, abbiamo visto, rispondono a domande diverse, come giustamente dicevi tu. Ti voglio chiedere una domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti, l'ho fatta prima a Fabrizio, ma nel tuo caso sono particolarmente interessata della risposta. Visto che tu ti troverai, io ti immagino, davanti a una scrivania e poi davanti a tutte le persone che vengono a raccontare la loro idea, cioè non tutto il giorno, ma una parte del giorno, mi immagino questo passaggio, no? Di persone. E qual è l'errore che tu vedi fare più frequentemente delle persone dall'altra parte e che tu tutte le volte magari dovrai iniziare sempre la stessa, diciamo, la stessa litania, Geremiade? Direi quello che hai fatto tu adesso nel pormi la domanda. Sai perché ti dico così? Perché tu hai usato questa parola che è idea. Ah, giusto. L'idea la associo molto ai fumetti, no? O Archimede con la sua lampadina. Però dal punto di vista della costruzione di valore di cui ci stavamo raccontando, quello che si va a tutelare e che permette di costruire un valore è una soluzione, non è un'idea. Quindi forse sì, la litania più frequente è questa, sai, ho un'idea, poi a volte la parola è usata male e quindi non è ho un'idea, ma ho già in mano una soluzione per questo problema. In altri casi invece sai, ho visto che c'è questo problema, mi piacerebbe, secondo me lo si risolve, sì, ma come? Ecco, quindi la mancanza del come, questa è la cosa più frequente. Grazie.